Buonasera e benvenuti a CoopTG, la rubrica quotidiana di Cooperative Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. Dopo 15 anni di attesa, nella giornata di ieri sono stati aggiornati i livelli essenziali di assistenza. Parliamo di tutte quelle prestazioni che le regioni devono erogare gratuitamente ai cittadini. Non essendo però aggiornati da più di 15 anni, i vecchi LEA non prendevano in considerazione alcune patologie e determinate innovazioni nel campo medico. Sono state inserite, ad esempio, tutte le forme di procreazione assistita ed alcuni strumenti tecnologici come la microcamera ingeribile attraverso una pillola per effettuare la gastroscopia. Le associazioni attive nel mondo della disabilità, però, hanno definito obsoleti i nuovi LEA, tant'è che è previsto un nuovo aggiornamento già a febbraio. Tra gli aspetti che hanno fatto maggiormente discutere c'è la scelta di togliere la sindrome di Down dall'elenco delle malattie rare. Questo porterà le persone che non hanno il 100% di invalidità a perdere alcune prestazioni e soprattutto causerà gravi perdite nei finanziamenti per la ricerca su questa patologia. In questi giorni si è discusso tanto del caso Cona, il centro di accoglienza dei migranti gestito dalla cooperativa Ecofficina. Lo scorso 2 gennaio una giovane ragazza ivoriana è morta all'interno del centro, a causa anche del ritardo dei soccorsi. I migranti hanno denunciato la situazione, occupando per qualche ora la struttura e denunciando anche le cattive condizioni nelle quali sono costretti a vivere. All'interno del centro infatti vivono 1500 persone senza ricevere alcun percorso di accoglienza personalizzato. Nel settembre del 2016 Confcooperative aveva sospeso la cooperativa Ecofficina, dichiarando di non condividere il modello di accoglienza portato avanti dalla Coop. Confcooperative infatti ha firmato nei mesi scorsi la Carta della Buona Accoglienza, ovvero un documento che impegna il no profit a implementare modelli di accoglienza basati sui piccoli numeri e su percorsi di inclusione personalizzati per i migranti. Il mondo della cooperazione dunque rinnega questo sistema malato e si fa portavoce invece di un'inclusione reale e rispettosa della dignità umana. Il centro studi Ca' Foscari ha pubblicato i dati sui flussi turistici in Italia. Nel 2016 sono arrivati nel nostro paese oltre 62 milioni di turisti, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Gli Stati Uniti sono il paese con l'incremento maggiore di turisti che decidono di venire in Italia. La maggior parte però provengono dall'Europa centrale. Aumentano soprattutto i turisti provenienti dalla Germania. Per quanto riguarda invece la situazione del turismo mondiale, nei primi 9 mesi del 2016 ci sono stati 34 milioni di arrivi in più. C'è da registrare il boom di aree come l'Asia Pacifico e il Sud America, mentre c'è una forte diminuzione dei turisti che vanno in Turchia e nel Medio Oriente. C'è tempo fino al 28 febbraio 2017 per inviare il proprio progetto per il bando Cultura più Impresa. Si tratta dell'iniziativa lanciata da Federculture e da The Round Table e che intende premiare migliori progetti per le seguenti categorie: sponsorizzazione e partnership culturale, produzione culturale d'impresa e attivazione dell'Art Bonus. Il bando si rivolge nello specifico a operatori culturali pubblici e privati, amministrazioni pubbliche centrali e locali, aziende e fondazioni d'impresa, organizzazioni no profit e agenzie di comunicazione. I progetti devono essere realizzati entro la fine del 2016. I vincitori inoltre potranno vincere un'opera d'arte personalizzata e potranno beneficiare di una campagna di comunicazione specifica sul proprio progetto. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Lunedì 16 gennaio e martedì 17 gennaio si svolgerà a Lecce l'evento dal titolo Seconda Borsa della Responsabilità Sociale. Rigeneriamo la comunità, la Fondazione Sfida il Salento, organizzato dalla Fondazione di Comunità del Salento. Queste le notizie del giorno, che trovate come sempre sul nostro sito cooperativeitalia.it. Vi diamo appuntamento a lunedì.